Sabato 22 aprile il Conservatore Rossini aprirà le porte alla città di Pesaro. Sì, sabato 22 aprile sarà per noi una grande festa, perché in quella giornata avremo modo di fare veramente in maniera ampia, ascoltare tutta l'offerta formativa che il Conservatorio è in grado di offrire, e partendo dalla musica lirica, musica jazz, la musica classica, la musica contemporanea, la musica elettronica. Quindi il Conservatorio potrà mostrarsi con la sua contemporaneità attraverso la bellezza di 300 ragazzi impegnati in tutte le formazioni, dalle formazioni da camera fino agli ensemble jazz. Insomma, avremo veramente una varietà veramente ricca e piacevole, divertente. Tutta la parte musicale si svolgerà soprattutto all'interno del Palazzo Olivieri, ma anche qualcosa davanti al Palazzo Olivieri. Un'altra cosa molto importante è che quest'anno condividiamo questi punti di informazione con anche altre scuole, perché spesso e volentieri, quando in questa giornata si avvicinano noi giovanissimi studenti, probabili e futuri studenti con le loro famiglie, magari possiamo trovarci anche di fronte a famiglie con bambini ancora piccoli. Allora, per questa ragione, noi quest'anno abbiamo pensato di fare questo Open Day condiviso anche con le realtà ad indirizzo musicale e strumentale. Quindi per questa ragione abbiamo voluto coinvolgere il Liceo Musicale Marconi, per il quale ci saranno un paio di referenti loro che spiegheranno come si accede all'iscrizione al liceo musicale. Ci sarà anche un referente della Scuola Media Don Gaudiano, dove anche lì è previsto l'indirizzo strumentale. E poi sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno. Sì, esattamente. Le iscrizioni quest'anno sono aperte sino al 15 di maggio, e questo è importante saperlo, perché per il primo anno anche il Conservatorio di Pesaro, come altri conservatori italiani, abbiamo anticipato le ammissioni. Quindi le ammissioni saranno nel mese di giugno, però le iscrizioni scadono il 15 di maggio. Quindi è importante informare le famiglie, i ragazzi, tutti coloro i quali sono interessati. Questo non vorrà dire, per forza di cose, che non potrà esserci anche una finestra nel periodo di settembre, perché essendo il primo anno che noi anticipiamo le ammissioni, potrebbe essere che il livello di far entrare un meccanismo che prima non c'era potrebbe anche prevedere la riapertura a settembre di un'altra finestra.